terza puntata di Project Tonkei, terza stagione per quanto riguarda questa puntatina del podcast dedicata ad Honkai Impact Third. Per quale motivo? Come potrai notare, siamo all'interno della beta della versione 7.7. C'ho ancora alcune cose da registrare per quanto riguarda alcune cosine da farti vedere all'interno di un video che arriverà tra qualche ora. Però, per quale motivo ci troviamo qui all'interno? Innanzitutto per farti vedere qualcosa di più interessante, assolutamente sì, e anche per dare contesto a quello che ti andrò a dire. Per quale motivo? Perché finalmente, lo possiamo dire con certezza, hanno leakato la Valkyria della versione 7.8. Finalmente, assolutamente sì, perché la Valkyria della 7.8 ti faccio vedere qua direttamente dall'archivio, che è praticamente la signorina Vita. Eccola qua, vedi? Questa è la Valkyria giocabile della 7.8. E tu mi dirai, ecco, brava, adesso ti arriveranno gli avvisi di copyright. No, per quale motivo? Te la sto facendo vedere dal gioco. Alla faccia degli avvisi di copyright, assolutamente sì. Però insomma, finalmente è stata confermata questa Valkyria. Io non vedevo l'ora di questa notizia. Alla fine ho avuto ragione io. E certo che ho avuto ragione io. Volevo skippare la signorina Sonche, anche perché arriverà questo personaggio. E sarà un personaggio, permettimi, molto, molto bello, molto figo da giocare e molto forte. Per quale motivo? Diamo un pochino di dettagli per quanto riguarda appunto il personaggio. Questo sarà un personaggio che farà danni Lightring, ok? Quindi questo che cosa significa? Che nel frattempo appunto che la vedremo su schermo sarà quella la sua gimmick principale. Ha la Stra Ring, assolutamente sì. Ha una Stra Ring particolare che ti vado a specificare andandoti a far vedere per esempio quello che abbiamo già in gioco. Cioè per esempio tu nel gioco hai questo personaggio che si chiama Coralie, ok? Questo personaggio di Coralie ha l'Astral Ring che si chiama Rite of Oblivion. Questa è una specializzazione dell'Astral Ring particolare. Per quale motivo? Perché ti permette di funzionare su qualsiasi altra specializzazione. Quindi se ti vai a prendere un personaggio di rango S, hai una Valkyria che puoi utilizzare un pochino in ogni team. Quindi con Lanter, con Salem, con Sonche, Senatina, anche se insomma Senatina è già un giolo di suo. Però appunto quindi può funzionare in diversi modi. Ora ti faccio vedere qua su schermo un pochino quelli che sono stati leakati le varie parti del kit del personaggio. Non le sto qui a riassumere perché ci metterei una vita, me lo sono letto comunque tutto. Diciamo che in linea generica è un personaggio, ho visto ovviamente le animazioni, e ricorda quello di Aponia, ok? Cioè è sicuramente particolare per quanto riguarda il tutto, però nella sua versione base molto simile ad Aponia. Mentre invece nella sua versione power uppata, diciamo così, mi ricorda un pochino Prometheus. Per quale motivo? In realtà è un robottone al di fuori di Prometheus che tira fuori appunto queste mani meccaniche e tutto il resto. Lei ha essenzialmente lo Star Traveler, che è il robottone che le ha permesso appunto di girovagare all'interno del sistema solare. Quindi insomma ritorna anche questo, che tra l'altro si è visto in una delle cutscene del capitolo 4 che ti ho fatto vedere anche in alcuni video recenti. Però appunto il senso è che alterna la fase normale di attacchi, appunto normale, a quelli con il robottone dove fa, insomma, tira dei pugni, va a schiacciare il nemico, poi lancia dei raggi laser, appunto, sempre dal mecha, veramente molto, molto particolare. Quando l'ho visto, non so per quale motivo mi ha ricordato Obelisco del Tiranno di Yu-Gi-Oh! Così, a caso, proprio preso paro paro dall'anime, veramente molto, molto particolare. Però come puoi vedere qua su schermo, questi sono tutti i dettagli per quanto riguarda il personaggio. Ti voglio solo specificare appunto che ha due forme, fatta principalmente danno lighting e poi può supportare un pochino tutti i team grazie alla sua specializzazione dell'Astral Ring, o quantomeno al fatto che ti permette di aumentare il total damage, anche l'elemental damage e diverse altre cose. Va bene? A parte questo ti faccio vedere altri tweet, insomma anche questo qua di Dimbred che ci va appunto a specificare che utilizza queste due forme del personaggio. E poi non ti posso far vedere ovviamente insomma le varie animazioni perché sennò mi arrivano avvisi di copyright, però un tweet di Dimbred te lo voglio far vedere. Per quale motivo? Perché ti va a specificare che lui non è in grado di giocare a questo gioco. Cioè questo che cosa significa? Che gli hanno dato accesso appunto a questi file, questa roba in immagino tramite un server privato, però dato che lui non ci gioca come le persone normali, ovvero con un touchpad o un pad, ci gioca con mouse e tastiera e quindi ha un bel po' di problematiche. Insomma, un altro motivo per dirti, non dico che non devi fidarti di questi leak, però se vedi dei gameplay e sono fatti alla cazzo di cane, sai per quale motivo.
A parte questo, però, ti voglio far vedere giusto un paio di immagini, giusto per farti vedere quanto è bella la signorina. Ovvero questa qua. Questa è una delle pose del personaggio all'interno della sua schermata quando vai appunto a selezionare stigmata, armi o quantomeno skill, livellamento e tutto il resto. Veramente molto, ma molto particolare. E come dice la signorina De, questo è un profilo che seguo ogni tanto anche per quanto riguarda Robin di Oevers, lei ti va a dire: nessuno dei miei pensieri è nella Bibbia. E direi di sì, perché se la signorina Vita ti guarda in questo modo, ovviamente fai pensieri poco, poco raccomandabili. Poi, a parte questo, per quanto riguarda invece altri contenuti della patch 7.8, ovviamente non finisce qua. Cosa credi? Che c'è solo Vita? Ovviamente no. Per quale motivo? Perché ci saranno anche alcuni nuovi Wader. Nello specifico avremo la Archer of Emestar con Dan Lightning in up. Ci sarà il Sa. Wow, ok, sempre per quanto riguarda Lightning, che deve funzionare appunto con la signorina Vita. Poi Flawless Star, ovvero Omu King, Non Stellar Up Andrius e Stellar Up Asaka. Va bene, va bene. Poi per introdurti la prossima cosina interessante, vado a riprendere un video di YouTube. Se hai visto le mie recensioni dei capitoli della parte 1.5 della storia, ti ricorderai questo passaggio che ho voluto nominare il proiettile della finality. Te lo faccio vedere qua su schermo. Guarda. Sore nara, watashi ga saigo no 1% ni naru yo. Bang! Vedi? Il caro vecchio Bang! Te lo ricordi il Super Hyper Mega Bang? Certo che te lo ricordi se hai giocato la storia. Per quale motivo? Perché arriverà un aggiornamento per la Archer of Finality, del quale mi pare che te ne avevo anche già parlato in tempi non sospetti. Cioè, che cosa accade? Che le andranno a dare una nuova arma. E tramite questa arma lei farà un'animazione particolare e andrà a sbloccare anche l'Astral Ring. Quindi finalmente anche la nostra cara Archer of Finality sblocca questa possibilità all'interno del gioco. Alla fine della fiera, un modo come un altro per darti, come ti posso dire, quel qualcosina che mancava al personaggio, perché è un pochino brutto pensare che il personaggio più forte, più potente della parte 1, sia per quanto riguarda il gameplay e sia per quanto riguarda anche storia, è stato power creepato da tutto il resto del cast della parte 2, semplicemente perché mancava la meccanica della Astral Ring. Quindi capisco benissimo perché hanno voluto dare questa possibilità al personaggio della Archer of Finality. Ora, non ho ben capito se la stessa cosa arriverà anche per quanto riguarda la Archer of Truth, la Archer of Origin. Non lo so, probabilmente sì, cioè se la danno a lei dovrebbero dare anche agli altri. Però, oh, finalmente, finalmente. Quindi questo, insomma, che cosa significa? Che sarà una patch, la 7.8, abbastanza problematica, perché io Vita la prendo senza neanche pensarci, guarda, proprio tiro fuori la carta, ma non penso di doverlo fare perché c'ho abbastanza pull. Però appunto su lei non ho dubbi. Per quanto riguarda invece la Archer of Finality, forse la skippo, perché è vero che mi serve solamente l'arma. Il problema però è che tirare fuori un'arma dal banner ti servono ipoteticamente 50 pull e non è facile appunto da farmare 50 pull nel giro di una patch e mezza, però cercherò appunto di farlo. Quindi insomma vedremo, gente, per quanto riguarda questo passaggio. E poi insomma quell'animazione che ti ho descritto prima per quanto riguarda la Archer of Finality non solo va a riprendere i proiettili della Finality, ma anche il fatto che se vai a vedere l'icona del gioco c'è la signorina Kiana che fa bang appunto nella icona. Vedi qual è tutto il grande riferimento di tutto ciò. Ora su questo ti faccio vedere solamente due immagini prima che poi mi bannano dal web. Una su Kiana, giusto per concludere, e l'altra su Vita. Guarda te, eccola qua, la signorina Kiana che fa super iper mega bang. Mentre invece questa qui è quella di Vita. Guarda te che carina. Almeno posso dire che le cose te le faccio vedere, dai, assolutamente sì. Però detto questo, gente, per quanto riguarda questa puntatina del podcast, abbiamo concluso le news. Ora cerchiamo di, insomma, risparmiare un bel po' di cristalli per quanto riguarda questa prossima patch e di avere un pochino di fortuna. Detto questo, sono contento dell'evoluzione di Honkai Impact Earth, sia per quanto riguarda alcuni personaggi che sono usciti abbastanza recentemente, sia per quello che concerne i prossimi personaggi in arrivo. Anche perché una volta che ti togli vita,
il prossimo personaggio sul quale buttare l'occhio. Certo che manca ancora Agita, che l'avevano detto, sì, guarda, arriveranno alla 7.7, 7.8. Avevamo proprio sbagliato a fidarci di quei leak. Però prima o poi dovrà arrivare, a mio modo di vedere. Sarebbe un peccato non utilizzarla. E oltre a questo vedremo poi che cosa succederà per quanto riguarda il personaggio di Dreamseeker, versione Herrscher 2.0. Non lo so, vedremo, vedremo.